Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qua con la seconda parte del video precedente che i miei libri di saggistica, teorica e storie vere. Allora, parto con il primo, che una donna deve avere un piano di Mary Musk, che è la mamma di Elon Musk. È un memoir brillante e autentico con tanti consigli per una vita all'insegna dell'avventura, della bellezza e del successo. Edito dalla Giunti. Poi il lavoro del lettore di Piero Dolfles, e qua c'è scritto: leggere è un lavoro, un mestiere, una competenza che si acquista solo con l'esercizio e che rischia di perdersi se non la si coltiva, ma quello del lettore è il lavoro più bello che esista. Edito dalla Bompiani. Poi ho qui sulla tua pelle di Andrea Tortelli, che è il caso di Carol Maltesi. Hai 30.000 seguaci su Instagram, ma nessuno si accorge che ti hanno uccisa. Una storia vera. Poi ho qui Passo Scuro di Massimo Amaniti. I miei anni tra i bambini del padiglione 8. Questo qui. Questi bambini sono stati spogliati di tutto, dalla famiglia, dall'istruzione, del gioco, dei piccoli segreti, insomma, della vita. E prima di iniziare un lavoro di riabilitazione, è importante aiutarli e ritrovare la propria identità, a uscire dall'anonimato della non esistenza. Che altro può fare un neuropsichiatra che si occupa di bambini in un ospedale come questo? Poi qui, ho proibito parlare di Anna Politkovskaya, penso che si pronuncia così, comunque questo, edito dalla Mondadori. Poi, sempre dell'autrice di prima, che il cognome non so come pronunciarlo, lui, Un piccolo angolo d'inferno. Anche per questo oggi è importante rileggere Un piccolo angolo d'inferno, perché Anna, io il cognome lo salto, ci ha lasciato non solo i resoconti di una guerra, ma un manuale di metodo giornalistico che diventa oggi la cronaca di un avvertimento inascoltato. Poi gli ultimi quattro libri sono La voce di Pietro, La nostra vita nello spettro autistico, di Agnese Fioretti, che è la mamma di Pietro. Tutta la verità del difficile percorso di una famiglia che non si illude, ma nemmeno si arrende allo spettro autistico. Nelle parole di una madre che ha scelto di diventare la voce del suo bambino, trovando la forza di condividere questa esperienza di genitorialità. Edito dalla Giunti. Poi ho qui Inventare i libri, l'avventura di Filippo e Luca Antonio Giunti, pionieri dell'editoria moderna, questo di Alessandro Barbieri, ba no, Barbero, scusatemi, edito dalla Giunti. La fusione dei caratteri mobili, la scelta dei primi bestseller, la creazione di una vasta rete commerciale per diffondere i libri, l'invenzione di un nuovo mercato fatto di carta e di idee, attraverso l'avventura editoriale dei fratelli Giunti. Alessandro Barbero ci accompagna in un appassionante viaggio nel mondo in cui nascono libri come ancora oggi li leggiamo. Poi gli ultimi due sono Il velo invisibile di Iuri Abietti, questo qui edito dalla PM, e il racconta storie, un viaggio nella storia segreta delle fiabe e dei loro autori, di Nicolas Huber, edito dalla Bompiani, e il Financial Times, una copia di storie e cantastorie, che è una delizia, una celebrazione di un genere che si diletta nell'attraversare confini culturali e letterari, e così produce un'incredibile ricchezza immaginifica. Comunque, con questo concludo il video, la seconda parte, e ci vediamo al prossimo.